Grazie Laura. Bene, e allora, zucchine, qui nasce, si apre un mondo, la Sì. Queste nomenclatura, ma come si chiamano queste zucchine? sono le zucchine San Pasquale. Sì. No, Ricorda un po' la romanesca, ma non lo è, però la questa è ricorda proprio San molto. Pasquale, San San Pasquale. Pasquale, San Pasquale, cioè questa è, senti, io da quello che ho capito stamattina, chiacchierando, che me ne Sì. devo affettare tre, mezzo centimetro di spessore, rotonde. Ok. Ok, E io apro. prepariamo mezzanelli spezzati alle zucchine, piatto tipico Ecco qua. della costiera. Come si chiamano le zucchine in dialetto? E come tu ben hai visto, gli ingredienti sono sempre Sono pochissimi. sempre 3-4, non Sì. di più. No, Basilico, e qua abbiamo un mix di adesso però formaggio. diciamo la verità. Basilico Dimmi. no, perché sulla menta ti hanno mentito. Sulla menta purtroppo mi hanno mentito, C'è questo gioco di perché parole, perché lui mi ha detto c'è la menta e ti ho detto no, guarda, è sì, basilico. purtroppo ci manca una fogliolina di menta, che io ce la metto, Beh, diamola la ma variante, no? Cioè, diciamo che sì. in teoria dovrebbe essere menta, ma il basilico sta bene uguale. No, il basilico è presente nella ricetta in modo molto, ma sì, e Preponderante. ci sta anche qualche fogliolino di menta Alla che fine. dà freschezza. Noi in questo caso non la aggiungeremo perché non la teniamo, però ci sta bene, Di quello sicuramente. che c'è non manca niente. Non manca niente, sicuramente. Nel frattempo tu mi tagli le zucchine, mi Sì, raccomando, mezzo ecco. centimetro, mezzo Mezzo centimetro. centimetro. Io Calibro proprio. nel frattempo, Ecco, tu spezzi questa sì, pasta e io nel non mi frattempo, voglio. Non mi voglio scippare in mano. Ho detto esatto, bene? sì, non ti vuoi graffiare le mani, hai ragione. Ecco, Vabbè, lo vedi, faccio sono io, ottimo questo, in glotta. sì, questo È un lavoro è lavoro pesante. duro È un questo qua, lavoro ecco qua. pesante. Veramente fa male alle dita quando ne Sì, no, spunta. ma veramente te le graffi, hai le dita. Ecco qua. Speziamo a mano i nostri mezzanelli. Stupendo. Che Senti, ma il mezzanello, che se mi ricorda a me è un formato un po' più piccolo, della zita. sì, diciamo il formato più grande del bucatino, Ecco. e arriva fino alla candela, come formati Ti stavo lunghi dicendo, con il buco. perciati. Sì, o perciatiello pure, sì, sa. E vabbè, questi fanno parte della cultura No, popolare napoletana, come questo movimento che sto facendo io di spezzare la pasta, che si vede ancora in molte famiglie napoletane, soprattutto la domenica. Non è domenica se non si fanno questi gesti, soprattutto è come con il quasi. ragù o con la genovese, e si Ah, spezzano. genovese, ti prego, ti prego, ti prego. Ecco qua, la genovese è straordinaria, con Sì, questo così formato dicono, ma qua. che ci azzecca con Napoli? È napoletana la Come che è genovese. napoletana? È E a me napoletanissima. è la carne che si disfa, È cioè una cosa quella è. strepitosa. Una bella spruzzata di pecorino sopra e ti mangi un piatto Ricordi straordinario. di mamma. E questo qua io ne faccio della genovese, ne faccio una versione che Come facevano la facevano? Senza carne. senza carne, Ci ho sì. azzeccato. Senza carne, come piace a te. E in ultimo, quando viene mantecata la pasta con la cipolla, che viene messa a cucinare solo la Sì. cipolla, Ma solo cipolla. solo cipolle e foglie di alloro, un paio di foglie di alloro. In ultimo, quando mantechi la pasta, allora metti le cipolle cotte nella padella, ci fai qualche incavo dentro le cipolle, ci No, apri le uova e le fai coagulare, non deve no, no, ho capito. scomparire. Non ho Quando capito. diventerà tipo un uovo fritto, Sì. ci metti la pasta dentro e mantechi tutto, con basilico, pepe e pecorino, e ti mangi una genovese che Vabbè. Beh, questa poi me la scrivo è perché questa è fuori la di testa. genovese vera. Grazie mille. Ecco qua. Andiamo per scolarle? Sì. Con la carta? Carta sì. Ecco qua, se lo poggi qua. Facciamo Come no? un po' di attenzione alla schiuma. Eccole. Si preannuncia ricca. Sì, no, ma guarda, zucchine, basilico e un po' di formaggio. In questo caso Io ci teniamo. faccio sempre l'estate, mi faccio una parte le frullo e una parte a crudo e una parte le soffriggo e poi metto tutto insieme e diventa questa crema. Sì, ma ti E faccio quindi vedere un un trucchetto. trucchetto per alleggerire. Sai che a me piace molto alleggerire i piatti, ma dandoci comunque corpo Sapore. e sapore.
o ti faccio vedere una tecnica molto interessante per quando si usa la frittura, soprattutto nelle paste. Ma intanto stiamo friggendo le zucchine, gli facciamo pigliare un bel colore dorato perché così diventerà più ambrata la pasta. Ah, non rimane la caramellatura. Esatto, sì. Però, dato che voglio un piatto leggero, ecco qua. Apposta avrei fatto delle aree un po' grandi, così sì, hanno preso colori ma mantengono consistenza. Sì. Ok. Perché poi mo nella mantecatura qualcuno si romperà e qualcuno reggerà la forma. Quindi mezzo centimetro. D'accordo. Un mezzo centimetro, sì. È regolare, ecco, come dico sempre quando qualcuno lavora con me, dico, ma perché me ne fai uno grande e uno piccolo? Dice, è uguale. Dico, no, la cottura è diversa. Sì, ecco qua, ma sei stata precisissima. Perché sennò non c'è uniformità di cottura, no? Ecco qua. Grazie. Allora, ecco qua. Ecco qua. Quello che il segreto è questo. Mettiamo le zucchine fritte in un tegame, una padella, dove preferisci. Sì. E ci aggiungiamo acqua. Non devo aggiungere olio perché già ce l'hanno addosso. Ecco qua. Poi la portiamo a bollore. Questa diventa la base. No, questa qua questa poi me le scoli. Ok. Portando la prima ebollizione, ne estraiamo tutto l'olio di frittura. Sì. Hai capito? Così togliamo, alleggeriamo molto la zucchina. Vedi, l'acqua nera, eccola qua. Ecco. Dai, ti aiuto io. Vado io, tranquilla. Tu continua. Sì. Ecco qua, i mezzanelli vanno. Ci fai caso? Sì. Ecco qua, vedi l'acqua, tutto l'olio, sì. una buonissima parte dell'olio. Sì, è rimasta. L'abbiamo eliminata. E dopo ce l'andiamo ad aggiungere a crudo. Hai capito? Niente si butta, insomma. Assolutamente. Questo qua lo possiamo buttare e mi ridai il tegame. Ok, c'ha tutto il suo sapore. Sì, sì, no, va bene così. Ha tutto il suo sapore. Cioè, più di questo. Ecco qua, riaggiungiamo un poco d'acqua di cottura della pasta. Favoloso. Ecco qua, aggiungiamo le zucchine. Una sgrassata. Sì. Abbiamo tolto l'olio della cottura. Fantastiche. Facciamo riprendere il bollore. Queste sono le finezze che rendono un piatto, diciamo, povero. Sì, questo è un piatto popolare. Popolare, però... Quel piccolo tocco, quella attenzione, quell'accortezza lo rendono più buono. Se guarda. Per esempio io ho un piccolo segreto, io il pepe, che amo molto il pepe nero, sì. Io lo tosto prima di passarlo dentro il mulinello e lo macino sì? Grosso perché tira fuori tutti i profumi, con la ricotta tu devi sentire. Ricotta e pepe fanno. Ricotta e pepe, ma sì. Il pepe io lo tosto, come tutte le spezie indiane del resto che si fanno sempre tostare, io pure certo. La cannella tosto e poi me la pesto da me perché... Non compro mai macinate, cose così. Sì, è tutta un'altra cosa. È sì, tutto un altro profumo, se no è polvere colorata. Sì. E allora il pepe io ho l'abitudine di tostarlo in un padellino e poi lo metto nel macinapepe. E poi dimmi cosa senti. Adoro. Lo devo provare. Grazie. Provaci. Per il consiglio perché... Io sto imparando da te, ma questo è il bello delle... No, quando guarda. Si sta in cucina insieme, no? Certo, ma sicuramente. C'è lo scambio. Scambio di notizie, esperienze... Due regioni diverse. Guarda, io sto aspettando la tua amatriciana. Guarda, io la posso cucinare, non la mangerò, ma la cucinerò per te. Ti ringrazio, allora, scusa. La mia amatriciana, hai detto bene, perché, vabbè, poi daremo anche crediti, su certo, quella amatriciana. Grazie. Perché molti la contesteranno, però è a modo mio, così nessuno certo. Può dire nulla. Ma proprio per questo abbiamo detto la tua amatriciana che me, la ne, mia, hanno, la mia, me sì. Ne hanno parlato benissimo. Sì, devo dire che ha fatto scuola, ma è stato sempre uno chef tanti anni fa e... Nessuno si è mai lamentato, devo dire. Il cliente non si è mai lamentato. Ecco qua, vedi, inizia a scaricare un poco di amido nella questo salsa. Come lo vuoi? Questo qua, se le foglioline piccole me le conservi, sì, le grosse me le tagli a julienne, a listarella, sì, come sì, preferisci. Sì. Alla julienne, sì, facciamo la cosa un poco più chic, più importante. Sì, allora, ci siamo quasi. Una lunga parentela, insomma. Vedi, alcune zucchine si spaldano e creano la cremina e alcune rimangono intere, così abbiamo le due consistenze delle zucchine. Allora, andiamo a rifinire il piatto. Una generosa
spolverata di pepe nero. Dal mulinello? Dal mulinello, ovviamente. Perché se no non si può proprio. Assolutamente, evitiamo, grazie. Sì. Formaggi misti, in questo caso ci sta testa di caciocavallo, un poco di provolone del Monaco e un poco di grana. Tutto quello, questo piatto è nato dagli avanzi dei formaggi che rimanevano nei frigoriferi delle beh, case. Come la polenta concia nel nord, esatto, facciamo sì. Un esempio nordico. Sì, sì. La ecco polenta qua. Pasticciata, no, con tutti i formaggi. Sì, che sì. Bella che è! Aggiungiamo il basilico. E vabbè. Se mi passi il piatto siamo pronti. Bellissimo. Grazie. Andiamo a impiattare la nostra, il nostro mezzanello. Il mezzanello è favoloso. Ah, guarda, è straordinario. Come formato si abbina moltissimo. Questo è un pigra, lo sai che ti dico che ci userò. Sì. Risparmi il lavoraccio. Hai capito? Ho tagliato corto. No, ma ha un altro sapore. Perché la pasta sembra sempre tutta uguale, perché gli ingredienti sono quelli, ma cambiano i sapori a seconda del formato. No, guarda, è importantissimo il formato alla salsa, sì, sono d'accordissimo. Ma proprio no, cambia proprio il sapore la pasta. Cambia, sì. Ecco. Bello come pochi questo piatto. Grazie. Lo spolveriamo con un poco di formaggio. Se mi dai le foglioline, il tocco femminile è un'altra cosa, dai. Le mani... Sai che le donne ci mettono sempre in pasticceria, sì, vero? Proprio per che questo. Abbiamo questa fortuna, che come entri in una cucina ti buttano in pasticceria, perché i fornelli entre metier, primi piatti, ma quando mai... A me è capitato però, con un grande chef, la cucina era composta da milanesi, i romani si lamentavano e mi hanno detto, senti Romana, passa entre metier, vai. Ah sì? La pasta la fai tu. Sì, ma guarda, è una bella promozione, perché entrometti devi avere i muscoli vicino alla cucina. È dura. Però è bella. Bellissimo, la pasta è bellissima perché è viva, sì. E perché comunque ecco, hanno capito che loro non la sapevano fare, hanno detto Romana te tocca. Non ti permetto. Sono uscita dal garmanger dove stavo fresca, certo. Refrigerato e mi hanno messo lì all'inferno, mi hanno messo. Allora Peppe, che altro da ecco aggiungere? Qua. Il nome del piatto, come si concludono le ricette quelle... Sì, mezzanelli voilà. Alle zucchine. Ma grazie! Grazie a te.